Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della miniserie Nuove Stelle. Allora, tornata anche con questa rubrica dopo 15 giorni di assenza, vi ho già spiegato ampiamente cosa è successo. In caso non seguiste le altre playlist ma foste interessati a sapere cosa è successo, l'ho spiegato nell'episodio 88 del gameplay in maniera molto prolissa e in maniera un po' più concisa nell'episodio 41, proprio all'inizio. Quindi se volete sapere perché ho latitato in maniera più dettagliata, andatevi a vedere quelle intro lì, perché giuro che se lo ripeto di nuovo, oltre al fatto che mi appendete al muro per le orecchie, cioè vabbè, sbrocco male pure io. Allora, siamo tornati qua con Clara e questo episodio, raga, sarà no bello di più. E vi spiego brevemente. Vi ricordate, lo scorso episodio vi avevo lasciato un sondaggio su un nuovo animale domestico da prendere. Vi avevo chiesto cosa facciamo, prendiamo un cagnolino o un gattino? E se non ricordo male, il 60%, adesso la percentuale non sono sicura, comunque potete andare a vedere voi, la maggior parte ha risposto un gattino. Quindi io, ta-da-da, mi sono già munita. Ho messo qui questo graffiatoio. Ho spostato la pappa di qua e ora vi mostro perché. Di qua ho messo un bel graffiatoio grande e qui ho messo la cassetta, quella che con gli occhietti tin, 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 ti brucia la cacca. E l'ho spostata perché mi faceva un po' schifo che il gatto andasse a fare la cacca di fianco a dove mangiano. Quindi, siccome il bagno al momento è piccolino ed è tutto occupato, potevo metterla qua, ma era un po' tutto ciucciato, cioè era un po' stretta la situazione, quindi ho preferito metterla lì. Poi se non mi piace la sposto e fine. Quindi in questo episodio prenderemo un gattino. Seconda cosa che ho fatto finalmente, vediamo se riesco a farvelo vedere da qua, se si conoscono ancora, se no eccolo qua, vedete Kyle Nair? Sapete chi era Kyle Nair? Vi lascio 5 secondi per pensarci. E 5, e 4, e 3, e 2, e 1. Era Krishna, ragazzi. Vi ricordate Krishna, il coprotagonista, insomma, suo collega attore, quello che avevamo visto in quel set che era biondo? Abbiamo detto, cazzo, che figo! E poi abbiamo scoperto che in realtà il biondo era la parrucca per il ruolo ed era moro con i baffetti all'insù alla Salvador Dalì. Ecco, ora non è più moro, è biondo ed è. Non è niente male. Quindi vorrei che Clara cominciasse ad avere una relazione romantica con Kyle, che si iniziassero a conoscere e insomma da cosa poi nasce cosa, che porta a cosa e si sa cosa succede. Ovviamente quando lo inviteremo, quando ci usciremo, ve lo faccio vedere più da vicino, al momento un piccolo spoiler. Allora, io sono 15 giorni che non entro qua, quindi devo un attimo rendermi conto. Allora, alle 19 abbiamo l'audizione, dobbiamo arrivare al livello 7 di forma fisica, ma quando mai nella vita? Non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Possiamo provare ad arrivare al livello 6, portando a correre anche Arghino, se riusciamo, perché... Oh, ce l'abbiamo fatta sto giro. Mi auguro... Ah, ok. Non ce la faremo mai nella vita, livello 7 me lo sogno proprio, però magari il livello 6. Vabbè che ho visto che anche se non avete il livello, vi prendono lo stesso. Perché non aumenta più il suo livello? Vabbè. Ci accontenteremo. Allora, adesso che sono quasi le 9 del mattino, cioè ci sta, facciamo altre cose per la fama, così casualmente, e dopo chiamiamo per un servizio e prendiamo il micino. Abbiamo 504 simoleon, adottiamo un gatto. Allora, vediamo cosa ci offrono. Oddio, io poi le razze non le conosco tutte. Allora, vabbè, un meticcio, se no c'è... Ah, un persiano, ma io ho due persiani a casa, ma non hanno il naso così grosso.
Mi vengono fuori una schifezza. La perm, non so cosa sia. Oh, i certosini, che belli che sono i certosini. Balinese, bobtail giapponese, questo mi piace un sacco. Qua siamo già agli adulti. Franklin, ed è un maschio. Castrato anche. Prendiamo Franklin, dai. Mi piace troppo, anche se è un maschietto. Abbiamo già Argo che è un maschietto, però vabbè. Oh, cartoon. Franklin, ciao! Io ti adotto subito, senza neanche conoscerti. Sì, mi piace il nome Franklin. Oh, ma guardatelo! Mi ha fatto anche la foto? Ma che carini! Oddio, speriamo Oh, che. Che tipo Argo non se lo mangi a colazione? C'è Argo che starà dicendo: "Ma sta cosa cos'è? Sono già diventati amici! Ma che bello! Grazie, non abbiamo più bisogno di lei. Io la ri. Dove va? Franklin! No, non voglio che vai fuori. Blocca la porta per tutti i gatti. Blocchiamo anche questa, tutti i gatti. Ma no, è andato fuori lo stesso! Franklin, ma che carattere ha? Affettuoso, predatore loquace. Adesso scommetto che non riesci più a venire su. No, ce l'ha fatta a venire su. Ma che bello che sei, Franklin! Sei Did bravissimo, you see sei me? bravissimo. Lascamos. Vieni a fare la nanna con me quando vado da Anna. Oh, Il sì, bravo. sole. Sei bravissimo. Mi canti una canzone anche. Oh, ragazzi, oh, scusate, mi avete sgridata perché mi perdo a fare ste robe con Argo, ma come fai a non perderti con sta robina? Allora, butta il cibo avariato e prendiamo gli avanzi. E già che ci siamo, invitiamo anche. Se me lo dà disponibile, si intende. Allora, Kyle, perché si chiamava Krishna con la K, e quindi ho voluto mantenere la K. Nair era il cognome che aveva già da prima. Il cognome non mi interessa. Hai Ronnie Tree, voglia di Snubara. venire? Sì, Kyle arriva. Vabbè, giustamente abbiamo un ospite e il cane mi caga davanti alla porta di casa. Cioè, mi sembra giusto. È stato lui! Ma no! Furente, perché? Cerca di calmare dopo, fra le varie cose. Olla, si è calmato. Comunque. Ah, cavolo, ha chiuso gli occhi. Non è brutto, lui è già adulto. E lei è giovane adulta, però abbiamo la vita su lunga, quindi. Ah, wait, blacky. Amushbina Gorman. Stringiamo amicizia, cercando Chill, magari di please, puntare un ma po' they must have sulle cose in boy. comune, visto che siamo entrambi attori. E cerchiamo di conoscere i suoi tratti in modo da vedere se potrebbe Oh, essere snarky decor. un match possibile quello con lui, perché magari si scopre che non lo Get siamo on it if you want, minimamente. Io ho Avatar. guardato i suoi tratti, ovviamente, quando sono andata nel CAS a modificarlo, ma non è che me li ricordo tutti. Kelly è una comparsa, intanto, e pensare che lui ha l'aspirazione di no, di pittore, no, pianista. Oddio, è sciatto. È vero, non mi ricordavo più. Oh, mio. Vabbè, cioè, devi cominciarci una relazione, non è che devi andarci a vivere insieme tipo subito. Cioè, quindi, insomma.
Cerchiamo di imparare qualcos'altro di lui. Allora, conversazione profonda. Chilo Penive Baima, Per Fino diventare Cho, amici, discutiamo Behap, di Bepsinukai. lavoro. È amante Alright, della famiglia in May, Aiuto. bingo. Firmiamogli un autografo. Nabo Sappi Bay, che ti sto Nabo dedicando il mio Bay, tempo. Nabo Nonostante io abbia un sacco di cose da fare. Sì, dai, ti abbraccio anche, visto che sei un mio fan. E visto il bel tempo, stavo pensando che potevamo. Adesso sicuramente non lo troverò mai più. Vabbè, si fanno anche il selfie, giustamente. No, volevo fare romanzia. Ma... Eccolo là, l'ho visto all'ultimo. L'ho visto all'ultimo. Eccolo qua, che devi fare romanzia. Ancora. Ma quanti selfie fai con sto qua? Cioè, giustamente dove caga il cane, cioè noi ci mettiamo. E tu? Ciao! Oh, scusate, io muoio. Beh, è Argo sempre fra di noi. Ovviamente, oh, che carino, viene anche lui! Franklin, i miei uomini di casa! Spero non si mangino. Oh, lo lecca, avete visto? Piango troppo! Incanta! Ammaliare qualcuno lo renderà flirtante. Proviamo. Adesso basta guardare in alto. Siamo seri. Guardate com'è cresciuta l'amicizia, cavolo. Oh sì, comincia ad esserci anche qualcosa. Eh sì, eh sì, eh sì. Ci manca l'ultimo tratto da sapere. È vero che lei sta avendo un flirt anche con Thorn Bailey, però Thorn è sposato, cioè non è che Thorn possa darle proprio davvero un futuro. Diciamo che Thorn è il bello e irraggiungibile, bello nel senso di famoso. Cioè, quello che sì, sta lì. Il bello che non puoi avere. Una vita che non è tua, una vita che non ti appartiene. Sono diventati buoni amici e vedete che sono diventati amici abbastanza in fretta. Quindi vuol dire che, insomma, oddio, flirtano già! Vuol dire che fra i due, insomma, cioè, c'è un buon feeling. Si piacciono. E ci scambiamo anche i numeri di telefono molto bene. Kyle è single, sia mai che magari questo era impegnato in qualche tipologia di relazione. Allora, vabbè, lasciamolo mangiare. Volevo mandarlo via perché fra poco ho l'audizione, però noi lo lasciamo mangiare e andiamo a farci la doccia perché arrivare proprio all'audizione puzzolenti non è mai una bella idea. Che almeno se non dobbiamo ottenere il ruolo, non lo otteniamo perché siamo delle pippe, non perché puzziamo come dei camionisti. Poi tirami anche lo sciacquone, va, se riesci. No, vabbè, non importa. Noi abbiamo un estraneo praticamente in casa. Prima o poi andrà via da solo, forse, a meno che non prenda la residenza qua. Sì, dai, sta andando via. Ok. No, non sta andando via. Ah, fa lo scherzone. Ora devo proprio andare, ok. Adesso puliamo anche sta roba. Oh, abbiamo superato l'audizione, nonostante non avessimo tutti i criteri. Abbiamo già sviluppato un'amicizia con un coprotagonista, avendo sviluppato l'amicizia con Kyle. Sviluppare l'abilità di forma fisica e esercitarti nelle scene d'azione. Ok.
Allora, andiamo a Nannopolis. Perché domani volevo rinvitare Kyle e Vanessa, magari così si conoscono anche loro due, e provare le scene, la scena d'azione e tutto quanto. Magari prima andiamo a fare jogging con Argo, in modo che facciamo anche l'abilità di forma fisica, e così ci conosciamo tutti. Sarebbe bello che magari anche Kyle e Vanessa andassero d'amore d'accordo. Molti di voi speravano in una liaison, in una relazione fra Clara e Vanessa. Al momento non è nei piani, sottolineo l'al momento, mai dire mai nella vita. Niente, oggi non partono. Ieri siamo andati benissimo, siamo andati via subito. E non parte. Ma me la sta aumentando poi l'abilità. Vabbè, senti una roba, facciamo così. Sguinzaglia e vai da sola, cioè nel senso jogging energico. Se il cane non vuole venire, non lo trasciniamo via. Pensi di aver finito? Hai appena iniziato. Settantacinque. Signore, che ansia per ogni 3 secondi. Ok, ora puoi tornare a casa. Cioè, hai corso 200 metri, eh? Non hai mica fatto la maratona di New York? Addio, non ci sono più gli atleti di una volta, eh? Allora, facciamo così. Oh, qualcos'altro è andato male. Ci laviamo e ci agghindiamo, mangiamo tutto quanto, poi invitiamo gente, cioè non è che la invitiamo. Oh! No, ancora sta cosa. Cioè, è un gatto, non gliene frega niente delle tue nudità, eh. Oh, signore, ho visto anche il cane zozzo lurido. Dove stai andando, Argo? Dove ti sei rotolato? Laviamolo subito, per carità del cielo. Che io cani puzzolenti non li voglio in casa. E poi invitiamo, abbiamo detto, Kyle e Vanessa. E poi mangiamo. Se no non vengono più. Oh là! A me piacciono i cani puliti. Va bene, vengono tutti. Ah, ha funzionato il gattino, il micio. Si leccano, che bello! Non serve neanche che bussi, Vanessa, ormai sei di casa. So, what do you saw? Ah, con lui si abbraccia, con lei no. Allora, dobbiamo interpretare le scene d'azione. Non è detto però che ci siano. Sì, c'è. Facciamo con lui. Ma si sono presentati. Siamo tutti attori. Hardus, Yamu. Harsha Boo, Hilda Yumbi. Oh, you Womba boy. Neeb, 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 Doofka. Karaga, Oh, Barbel, jeez. Nargi. Sautis, Karoo. Wabarani, Bayumi. Ma cos'è, mi Sibuan, Ma. critica? Duroy, Benis. Dabao, Saba.
Multi-growth? Yes. Oh, yes. Beneath Nitva. Let's. Sì, guardiamoci tutti insieme il film. Comunque, noi per il ruolo di domani... Orca, non siamo pronti, dobbiamo farne un'altra. Pensavo una bastasse. Pensavo una bastasse. Dov'è? Eccolo qua. Ma no! Fermi. Fermi tutti. Ho un cane. Che si rotola. Oh, vedete che anche loro due. Anche loro due adesso cominciano a fare due parole, cominciano a diventare amici. Bello così. Da dove la prendo? Senza la cosa in mezzo, la cosa gialla. Yova belongs to Nuvo Doofgovin. Aha, Yob. Sean Kina da Guffa. Ma aspettate, sto pensando a com'è la copertina, eh. Siamo stati bravissimi. Comunque mi piacciono un sacco insieme. C'è già anche il primo bacio, ma volevo aspettare un attimo. Cioè, o fa lui la prima mossa, se no io aspetterei. Oh, Vanessa va via, mi spiace. Non è che l'abbiamo cagata molto, effettivamente. Questo potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di molto bello. Voi cosa dite? Cosa ne pensate di Kyle? A parte per il fatto che è, come si dice, sciatto, che non mi fa impazzire onestamente come cosa. A me piacciono insieme, onestamente. Oh, vabbè, va via. Mi sembra giusto comunque. E tu, Pitolino? Riusciamo a fare una foto anche a te? Oh, proprio in mezzo alle gambe della mamma. Purtroppo più zoom di così non c'è. Volevo centrarla di più, ma non riesco, cioè non posso muovere troppo il mouse. Noi abbiamo una foto anche, sì, di Argo già adulto, non cucciolo. Avete visto che ci sta chiamando? No, più che altro perché sennò l'episodio non finisce più. Prossima volta andiamo a un appuntamento. Allora, facciamo che queste qua, invece, tutte le altre, allora, la prima sistemo questa, sistemiamo questa, cioè la ingrandiamo, come abbiamo fatto con le altre. Qui la cornice è sempre nera? Sì,
Ok. Queste invece le carichiamo su Instagram tutte quante. Sono uguali, ma ci fanno guadagnare fama e follower. E poi le vendiamo, vendiamo una pubblicazione per guadagnare, a parte due soldi, soprattutto fama. Siamo quasi alla terza stella. Non manca tanto, anzi. Pitolino! Giochiamo col puntatore? Niente. Dove? Diamo un dolcetto ad Argo, dai. A te posso darlo il dolcetto? No, non c'è. A che ora abbiamo il ruolo domani? Alle 9. Allora, sapete cosa facciamo? Andiamo a dormire in modo da essere belli riposati. Aspettate un attimo. Pulito. Allora possiamo riporlo. Dicevo, in modo da essere belli riposati per domani mattina, così magari se dobbiamo farci la doccia piuttosto che far colazione, abbiamo il tempo di farlo. Caro Kyle che ci chiama un sacco di volte. Caro, la prossima volta ci andiamo anche ad un appuntamento. Fatemi sapere cosa ne pensate di Kyle. Io vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!